Bene, mi dicono che abbiamo risolto problemi tecnici. Mi vedo in diretta. Un attimo che Mi dicono chiudo. che abbiamo risolto problemi. Ok, bene, mi vedo bene in diretta. Ricominciamo. C'è stato un piccolo problema non ancora risolto. Tac. Eccoci. Bene, possiamo ripartire? Scusateci, problemi tecnici, forse dovuti all'importanza degli argomenti di cui parleremo stasera. Come detto nella descrizione, questa sera parleremo di un argomento che negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti. Saluto tutte le persone che si stanno mettendo in contatto. Buonasera, dottor Boscia. Ciao Adelina, ciao Alfredo, ciao Super Giovanna, ciao Salvatore, ciao Fabio. Un sacco di persone stasera che ci stanno seguendo, ma come d'altronde anche le altre puntate. Come detto, di cosa parliamo questa sera? Parliamo di un argomento che negli ultimi 10-15 giorni è praticamente sempre, ciao Dimitri, l'apertura dei telegiornali. Ciao Teresa, l'apertura dei telegiornali. Stiamo parlando della pace fiscale. Pace fiscale, condono, lo hanno chiamato in un sacco di modi. Andiamo a vedere concretamente cos'è, perché forse avremo anche delle sorprese. Allora, partiamo dall'inizio. Fin da subito, quando è stato formato il governo, ma anche prima nella campagna elettorale, l'argomento Equitalia, anche se prima che qualcuno me lo commenti con fare male da sapientino, Equitalia lo so che non esiste più. Equitalia non esiste più da luglio 2017. Adesso abbiamo l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, ne abbiamo già parlato in altre puntate. Io continuo a chiamarla Equitalia perché mi viene più facile. È un brand riconosciuto, è un nome che resta impresso nella mente degli italiani come quell'apparato burocratico che ha il compito di venire a recuperare le tasse che noi non abbiamo pagato, perché bisogna essere sinceri. Il compito di Equitalia, ora chiamata Agenzia delle Entrate e Riscossione, capite perché non la chiamo così, perché mi viene male, il compito di Equitalia è proprio quella di ufficio recupero crediti per conto di vari enti che non si sono visti arrivare gli introiti che dovevano arrivare. Quindi Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, comuni, regioni, prefetture, tribunali, tutte quei tributi, imposte, tasse che non abbiamo pagato e che qualcuno vuole venire a riprendersi, giustamente. Quindi Equitalia ha questa funzione, è una società di recupero crediti e ha messo in questi anni in campo tutti quei sistemi possibili per recuperare i crediti. Nonostante questo, non ce l'ha fatta con tutti e ci sono svariate centinaia di miliardi di euro ancora lì, incagliate che non si riescono a recuperare, e quindi l'idea strabiliante di questo ultimo governo, come dei precedenti, d'altronde, sia ben chiaro, è quella di tentare di recuperare il recuperabile. Quindi fin dall'inizio abbiamo sentito parlare di pace fiscale. Pace fiscale, ultimamente, negli ultimi giorni, a causa anche di una manina fantasma, abbiamo sentito venire fuori il termine condono fiscale. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un decreto legge pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale e quindi da oggi con piena validità. E quindi facciamo un passo indietro. Cos'è un decreto legge? Il decreto legge è una
un dispositivo che ha caratteristiche di urgenza e di necessità, che tende, previsto quindi dalla Costituzione, che ha il compito di bypassare le lungaggini parlamentari per emanare una legge. Okay? Il decreto legge è emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. Ha una validità limitata, 60 giorni, e dentro 60 giorni deve essere convertito in legge. Quindi, siccome era necessario portare in Europa una legge di stabilità, una legge fiscale che desse un'impronta appunto di serietà di questo governo all'Europa, è stato emanato questo decreto legge. E cosa dice questo decreto legge? Parla appunto di pace fiscale e di condono. Ma in che termini? Allora, lasciamo perdere le prime due o tre articoli che sono abbastanza astrusi e parlano di processi verbali di constatazione, quindi vanno a toccare tutti quei modi che ha l'Agenzia delle Entrate per contestarti delle tasse non pagate. Andiamo al concreto, a quello che va a toccare il maggior numero di italiani. Ricordiamo che sono 22 milioni gli italiani che hanno almeno una cartella esattoriale. Quindi è un argomento che è di interesse, veramente interesse pubblico. Di cosa parla questo decreto? Parla di rottamazione ter. Il primo argomento interessante è la rottamazione ter. Sappiamo che negli ultimi due anni, 2016 e 2017, sono state... Simona mi fa una domanda, me la segno, il decreto legge si può prorogare. Dopo ti rispondo, perché sono preparato anche su questo. Stiamo parlando di rottamazione, quindi rottamazione ter, la terza rottamazione, che va a ripercorrere le prime due. Ricordiamo, nel 2016-2017 sono state proposte due rottamazioni, noi non ci chiamiamo rottamatori per caso. E cosa dicevano queste situazioni? Diceva che si può pagare solo il capitale, vengono tolte le sanzioni, che ricordiamo sono molto alte, minimo sono il 30% quando Equitalia ci chiede di pagare, e vengono tolti gli interessi di mora, quindi paghiamo solo il capitale. E qui salta fuori la prima sorpresina di cui non si parla per televisione. È vero che paghiamo solo il capitale? No, non paghiamo solo il capitale, paghiamo il capitale e anche la percentuale, le provvigioni, chiamiamole così, di Equitalia per il lavoro che fa o avrebbe dovuto fare per il recupero. Quindi il governo fa un decreto per cui le persone hanno la possibilità di pagare una certa cifra ed Equitalia prende le provvigioni per un importo che non ha recuperato lei, e già qui è la prima cosa strana. Però andiamo avanti. A quanto ammonta questo aggio? Si chiama così in termini tecnici. Quanto ammontano le provvigioni che Equitalia percepisce per recuperare un credito? Attenzione, parlo di provvigioni impropriamente, perché se io vendo un prodotto, colui che lo acquista paga 100 e le mie provvigioni sono calcolate su quel 100, quindi all'azienda che vende il prodotto va 100 meno X di provvigioni. Qui siamo di fronte a una cosa diversa. Se Equitalia deve pagare 100, io pago 100 più le sue provvigioni. Le provvigioni sono state anche del 9-10% negli anni scorsi, adesso credo siano intorno al 6%. Quindi paghiamo il capitale più le provvigioni per Equitalia. Continuo a chiamarle provvigioni per farmi capire, si chiama aggio o oneri di riscossione. Ma finisce qua? No.
pagheremo anche un 2% di interessi annui per chi decide di appunto pagare la rottamazione in maniera rateale. Quindi già la prima sorpresina non è tanto piacevole, perché ci tirano via sì gli interessi di mora, ci tirano via le sanzioni, e noi siamo convinti di pagare solo il capitale, invece paghiamo aggio e 2% di interessi. 2% è un interesse altino in base agli interessi di questi anni. Come si potrà pagare? Si potrà pagare in 10 comode rate semestrali, quindi in 5 anni, e la richiesta va fatta entro il 30 di aprile 2019. Attenzione alle date: entro il 30 aprile 2019 abbiamo la possibilità di richiedere la rottamazione delle cartelle che abbiamo. All'atto della richiesta, se sono in corso azioni esecutive, fermi amministrativi piuttosto che pignoramenti, piuttosto che altre azioni esecutive che Equitalia abbiamo visto nella puntata scorsa può fare, vengono sospese e viene dichiarato il divieto di emetterne di nuove. Quindi dal momento in cui presentiamo la richiesta di rottamazione non abbiamo più azioni esecutive che possono romperci le scatole, e questo farebbe pensare che prima la facciamo meglio è. Ma non stiamo fermi lì. Ne approfitto per rispondere alla domanda di Simona, finché stiamo parlando ancora di decreto. Sì, il decreto legge si può prorogare, o perlomeno negli anni passati, ai tempi ancora della Prima Repubblica, era prassi. Ci sono stati governi che hanno prorogato, anzi non si potrebbe prorogare, bisogna emetterne un altro che non sia uguale di quello precedente, e quindi cambiavano qualche parola, lo riemettevano. C'è stato un governo che lo ha riemesso anche per 20 volte consecutivamente. Intorno al 96-97 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa prassi. Quindi sì, in teoria si può prorogare, deve essere fatto un decreto nuovo, non si può prorogare un decreto. Okay? Il decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni, altrimenti decade. Spero di aver risposto alla tua domanda, Simone. Quindi torniamo alla rottamazione. La richiesta va fatta entro il 30 di aprile. Visto che sospende tutte le esecuzioni in corso, verrebbe da pensare che prima la facciamo meglio è. Però attenzione, tenetevi in mente questa cosa, perché alla fine vedremo un'altra sorpresina. Il pagamento della prima rata, invece, che avverrà il 1° di luglio, vediamo se mi sono, mi ricordo, le rate vanno pagate il 31 di luglio e il 30 di novembre di ogni anno, quindi rate semestrali. Il primo pagamento della prima rata estingue, quindi cancella, quelle che sono le procedure esecutive in corso. Ciao Giuliano, ciao Katia. Quindi questa è la rottamazione TER. La domanda viene spontanea: chi ha già fatto le rottamazioni negli anni scorsi? Chi ha già fatto le rottamazioni negli anni scorsi? Anche qui si dividono in due. Sì. Chiedo questo perché nell'ultimo di anno nel mio settore è già stato prorogato per 60 mesi. Già, ho detto, è una prassi che non dovrebbe essere regolare, ma ormai le regole, visto che le fanno loro, dobbiamo subirle. Allora, chi ha già rottamato, dicevamo, chi ha già rottamato, se ha rottamato nella prima rottamazione ed è stato bravo, ligio al dovere, ormai ha pagato e ha pagato. Chi non ha pagato ha la possibilità di fare domanda a questa rottamazione, la rottamazione TER, e appunto invece di pagare un anno e mezzo come era la prima rottamazione, pagherà in 5 anni. Quindi
anche questa volta chi ha aspettato o chi non ha fatto ha avuto ragione. Chi ha fatto la rottamazione bis, quella che avrebbe come prima scadenza il 31 ottobre attuale, potrà fare la rottamazione ter solo a patto che paghi questa rata di ottobre. Il restante, quello che resta, potrà, anzi sarà automaticamente diluito negli anni, nei 5 anni restanti. Quindi attenzione, chi ha fatto richiesta della rottamazione bis al 31 ottobre avrebbe la prima rata, dico avrebbe perché anche qui c'è un'altra sorpresa, e la deve pagare, però non la deve pagare il 31 ottobre perché è stato prorogato il 7 di dicembre, quindi un mese e qualche giorno in più, ma deve essere pagata. Se non viene pagata quella rata, non si può aderire alla rottamazione ter. Ok? Bene. E anche per la rottamazione abbiamo detto. Poi, un'altra cosa che ho sentito, ma che sento ogni giorno per telegiornale, e ho sentito anche stasera, è la cosa che sembrerebbe quella più bella. Cioè, l'eliminazione automatica delle cartelle inferiori ai 1000 euro. Io vi garantisco che quando ho sentito la notizia un po' ho gioito, perché come tanti italiani abbiamo, non mi vergogno di dirlo, qualche bella cartella di multe, passaggi con rosso, qualche passaggio in area C di Milano che sono 80 euro, piuttosto che altre multe oppure il bollo dell'auto, ce l'ho anch'io e ho gioito perché sono tutte cartelle sotto i 1000 euro. Ed è interessante quello che dice il decreto: non si considera la cartella totale, ma si considera proprio le singole voci. Okay. Quindi, come dicono i telegiornali, come detto i politici, elimineremo in automatico le cartelle sotto i 1000 euro. Ecco, attenzione, altra sorpresa. Saranno sì eliminate in automatico le cartelle sotto i 1000 euro, ma solo quelle del periodo 2000-2010, quindi 8 anni fa. E mi verrebbe da dire, sono capaci tutti, visto che sono già prescritte, dovrebbero comunque eliminarle anche quelle più recenti. Quindi attenzione, verranno eliminate in automatico le cartelle sotto i 1000 euro, ma solo quelle antecedenti al 31/12/2010. E veniamo all'argomento clou, la pace fiscale. Ne sentiamo parlare da mesi. È giusto fare la pace fiscale, è giusto fare la pace fiscale. Nel decreto si capisce finalmente cosa vuol dire pace fiscale, ed è letterale la parola pace, perché la pace fiscale riguarda chi ha fatto la guerra. Ciao Nereo, piacere vederti, ciao Giovanni, ciao anche Enrico. Quindi chi ha fatto o sta facendo la guerra ha diritto a far la pace. Quindi chi non ha impugnato le cartelle, chi non ha fatto causa all'Equitalia, chi non ha fatto causa all'Agenzia delle Entrate, non ha possibilità di fare pace. Potrà fare pace solo chi è in guerra. E, attenzione, attenzione, come funziona la pace fiscale. Chi ha fatto un'azione giudiziaria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, piuttosto che dell'INPS, piuttosto che di altri enti, nel caso in cui avesse avuto ragione in primo grado, quindi l'Agenzia delle Entrate fosse soccombente in primo grado, ha la possibilità di chiudere tutto pagando il 50%. Cioè, hai vinto, hai anche scarse probabilità che facciano ricorso, perché tanto sono incasinati e abbiamo prova anche recente che non hanno problemi, non hanno molte possibilità di fare ricorso, e ti danno la possibilità di chiudere tutto, paghi tu il 50%. Se invece hai vinto anche in secondo grado, quindi con la quasi probabilità totale di aver ragione e di toglierti di torno tutte le cartelle che hai, beh, ti danno la possibilità di chiudere pagando il 20%.
gran bella pace, nel senso che ho ragione io e pago. Cioè, ho impugnato le cartelle, ho vinto e per chiudere mi fai pagare. Dovresti pagare tu, cara agenzia delle entrate. Però, vabbè, sappiamo che l'Italia va così. Ecco, questa è la famosa pace fiscale che da mesi sentiamo parlare. Questo è il clou del decreto legge. Passiamo all'altra parola che in questi giorni è scaturita, quella del condono. Grazie a una manina che ha modificato, dicono, qualcosa, parliamo di condono. Cos'è questo condono? Il condono è sempre stato una cosa che va a cancellare qualcosa che non si è fatto, che si è fatto male. E in questo caso, in effetti, chi scopre, ha la coscienza sporca, sa di non aver dichiarato tutto negli anni scorsi, può aggiungerci, può pentirsi e aggiungerci fino a 100.000 euro in più per anno. Quindi, l'anno scorso ho fatto dichiarazione dei redditi, ho dichiarato 100.000, tirando da una parte, mettendo fatture da un'altra, aggiungendo costi su un'altra, ho fatto un po' il furbo. Beh, adesso mi danno la possibilità di dire scusatemi, non volevo fare il furbo, mi sono dimenticato di avere altri 100.000 euro. Il massimo è 100.000 euro. Su questi 100.000 euro mi danno la possibilità di pagare solo il 20%. Potrebbe anche essere una cosa bella, però invito a fare attenzione, perché in alcuni casi il dimenticarsi 100.000 euro può portare anche a sanzioni penali. Mi viene in mente una società di capitali, una SRL o una SPA, che si è dimenticata di dichiarare 100.000 euro. Non è solo un problema di dimenticanza di dichiarazione, ma è anche falso in bilancio. E quindi non so se è tanto conveniente tirar fuori una cosa di cui si è dimenticati. Però vorrà dire che sono proprio curioso di vedere i risultati di questo decreto. Sono proprio curioso perché le aspettative che ci sono, secondo me, molto più elevate di quelle che saranno. E ne abbiamo avuto prova nelle precedenti rottamazioni in cui il gettito è stato molto, molto, molto meno, ma ancora meno del previsto. E qua veniamo alla fine. Manca qualcosa? Ho parlato stasera di tutto, secondo voi? O mi sono dimenticato della cosa più importante che si è sentita parlare in questi giorni? Se n'era sentita parlare all'inizio, ed era un'idea cui il ministro dell'interno attuale, Salvini, portava avanti da sempre, quella del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Ok? Fin dall'inizio di questo governo si sentiva parlare di saldo e stralcio, quindi chi ha delle cartelle esattoriali verrà data la possibilità di pagare delle percentuali, chi il 6, chi il 10, chi il 20%. E questa sarebbe una notizia veramente entusiasmante sarebbe se ci fosse contenuta nel decreto legge. Non c'è nel decreto legge attuale il famoso saldo e stralcio portato avanti da Matteo Salvini anche sabato all'uscita dal Consiglio dei Ministri. Peccato che si veda male, porco cane, stasera i problemi tecnici ci continuano a tormentare. Comunque Matteo Salvini sabato all'uscita ha dichiarato: abbiamo ottenuto lo stralcio delle cartelle esattoriali. Ecco, l'ha ottenuto. Dobbiamo essere chiari, nel decreto legge non c'è, dicono che verrà presentato come emendamento quando sarà ora di convertire in legge questo decreto. Allora ne parleremo solo quando sarà ora. Ne parleremo quando sarà veramente convertita in legge.
perché sarebbe veramente una rivoluzione. Matteo mi corregge, le persone dicono sono 6, 15 e 25. Grazie Matteo, anche se credo cambierà poco. Da quello che ho letto sarà data la possibilità di farlo sia alle persone fisiche sia alle aziende, però qui c'è la sorpresa. Non sarà una cosa automatica, ma dovrà essere presentato l'ISEE, oppure l'indice di liquidità per quanto riguarda le aziende. Non vi sto a spiegare come si calcola l'indice di liquidità, perché non l'ho capito neanche io, anche se oggi ho cercato di informarmi. L'ISEE, beh, lo sapete tutti, se avete dei figli che vanno a scuola piuttosto che altre cose, è un indice di reddito che prende in considerazione tutto. Ecco, se qualcuno solo ha un'abitazione, probabilmente è già fuori da questi parametri e il saldo e stralcio non lo potrà fare. Vedremo i parametri, vedremo innanzitutto, prima di tutto, se il saldo e stralcio verrà inserito in questa legge, ok? Una parte di governo continua ad insistere che lo vuole, un'altra parte continua a insistere che non lo vuole perché lo considera ancora un condono. Vedremo come andrà. Intanto le cose certe sono quelle che vi ho detto prima. Sono il condono per chi si è dimenticato di dichiarare determinate cifre, le cartelle sotto i 1.000 euro. La pace fiscale per chi sta già facendo la guerra e la rottamazione ter. Queste sono le cose concrete, sono le cose che attualmente ci sono. Perché ho detto forse è meglio aspettare a chiedere la rottamazione? Per due motivi. Perché se chiedo la rottamazione e poi viene fuori lo saldo e stralcio, me lo lasceranno fare? Ma non lo sappiamo. B. Se chiedo la rottamazione, rinuncio a qualsiasi azione di impugnazione, azione legale nei confronti di Equitalia. E allora qua vediamo il perché ho detto. Vale la pena chiedere totalmente la rottamazione o forse è meglio prima fare un'analisi delle cartelle e vedere se ce ne sono già di prescritte. Perché non dimentichiamoci che la Corte Costituzionale, anzi la Corte di Cassazione, un paio d'anni fa, ciao Miki, ha sentenziato che le cartelle esattoriali non hanno più la prescrizione come tendeva a far valere Equitalia, cioè i 10 anni per cartelle, ma la prescrizione segue il tributo che è contenuto. Quindi la maggior parte delle cartelle che abbiamo, se hanno già superato i 5 anni, sono già prescritte. Quindi suggerimento è fare analizzare la situazione in questo momento, nei mesi che ci restano. Tanto ripeto, abbiamo tempo fino al 30 di aprile per chiedere, male che vada, la rottamazione. Abbiamo tempo, mesi davanti, per fare un'analisi concreta della situazione di indebitamento con Equitalia e per impugnare eventuali cartelle che scopriamo essere già prescritte e quindi anche la rottamazione andrà a ridursi e andrà a interessare una cifra minore rispetto a quella che invece dovremmo essere costretti a pagare. Queste sono l'analisi del decreto legge pubblicato appunto ieri in Gazzetta Ufficiale e essendo decreto legge non deve neanche trascorrere 15 giorni, diventa attivo fino al giorno dopo. Quindi da oggi, 24 ottobre 2018, decreto legge su disposizioni in materia fiscale è valido. Ripeto, all'interno di questo decreto legge non c'è il tanto decantato ed è quello che interesserebbe la platea maggiore, ok? Non c'è tanto decantato saldo e stralcio delle cartelle esattoriali pagando una percentuale bassa. Dicono che lo metteranno quando ci sarà la conversione in legge del decreto,
restiamo a vedere e quando sarà ora ne parleremo ancora più approfonditamente. Io per questa sera mi scuso ancora con i problemi tecnici, vedo che ancora si vede male, probabilmente ogni tanto le linee qui dalle parti di Treviso sono un po' disturbate. Ne approfitto per salutare un po' di persone che stanno seguendo. Saluto anche Fabio Caliman. Se avete domande, sono qua. Vi aspetto. Se no, direi che anche per stasera abbiamo finito. Giovanni mi dice grazie, Gian, preciso ed esaustivo. Grazie a te per avermi seguito. Se non avete altro, io chiuderei e vi saluto. Ci vediamo la settimana prossima. Se non dovete festeggiare Halloween, o se no magari potremo anche anticipare o farlo un'altra sera, vediamo. Dite voi cosa preferite. Se dovete festeggiare Halloween, magari vi lasciamo festeggiare e magari ci vediamo un'altra volta. Vi terremo informati sugli sviluppi e sui eventuali cambiamenti di orario. Vi auguro buonanotte e vi ringrazio per avermi seguito. Buona vita.